Gianni Colacione, oggi 18 novembre 2015, nello studio di Mauro Mellini, mancavamo da un po' di tempo, e commentiamo gli ultimi avvenimenti, purtroppo luttuosi peraltro, che sono accaduti in Francia con delle stragi, peraltro con degli attentati, che continuano perlomeno un'atmosfera veramente di terrore in Francia, a Parigi, in Belgio. C'è un po', diciamo, di terrore e di tensione generalizzata in Europa, soprattutto nelle capitali. E Mauro Mellini, troverete nel suo blog Giustizia Giusta degli scritti su questo anche, e ovviamente su come questa emergenza viene trattata dalle autorità italiane, dal nostro governo, e quindi degli articoli che troverete con un titolo ISIS, bombe o diplomazia, oppure contro il terrorismo cambiare governanti, sì, ma sono articoli che sono già pubblicati o in via di pubblicazione fra qualche giorno. Mauro Mellini comunque sia non ha perso di vista uno dei suoi argomenti, diciamo cavallo di battaglia, diciamo, della sua speculazione politica, soprattutto giuridica, che è appunto quello lì sulla questione sull'antimafia. In generale sull'antimafia c'è stata una manifestazione nello scorso weekend in sostegno di Nino De Matteo, e quindi insomma Mauro Mellini ci dirà anche su questo un'opinione, ci dirà cosa ne pensa, e questo articolo io ve lo consiglio, è veramente, veramente molto gustoso da leggere. Grazie ancora di nuovo a Mauro Mellini per questi spazi di riflessione che ci offre. Grazie a te, caro Colacione, perché mi dai la possibilità di comunicare ad altri queste mie riflessioni, e purtroppo sono spesso, come in questo caso, molto amare. E hai toccato, dopo aver parlato di quello che è, quelli che sono i fatti che stanno insanguinando l'Europa, ma stanno anche producendo effetti politici, prese di posizione di grande rilievo, di grande importanza, la storia di questa miserabile manifestazione del 14 novembre. Il 13 novembre succede l'ira di Dio a Parigi. In tutta Europa manifestazioni contro l'attentato, a Roma manifestazioni contro l'attentato. Quale? Quello di Parigi? No, quello di Palermo. Ma a Palermo non c'è stato. Beh, contro l'attentato che non c'è stato, contro il bidone di benzina, il bidone vuoto in cui ci deve essere stato dentro l'esplosivo. Perché i fascisti hanno detto che c'era l'esplosivo. Quale esplosivo? Quello per l'attentato a Di Matteo. Quindi, rivolta del popolo, in realtà erano 100 persone, contro i governanti che non esprimono, dobbiamo costringere il Presidente della Repubblica, cose demenziali sono state dette in queste circostanze, da prendere provvedimenti, direi innanzitutto sul piano psichiatrico. Infatti io d'oggi in poi parlerò non più di mafia devozionale, quel bel termine inventato da Vitello, ma di mafia demenziale. La mafia demenziale vuole che sia reso omaggio a Di Matteo. Da chi? Dal Presidente della Repubblica. Perché? Perché ha fatto il processo per la trattativa tra lo Stato e la mafia. Ma di che si trattava in questo processo? Gratta gratta viene fuori, scusate l'espressione, che gli imputati sono imputati, lo era imputato, e lo è tuttora, nel senso che non è ancora passato in giudicato, la sentenza di assoluzione Mannino, di aver tentato di subire la minaccia della mafia. Cose demenziali, e per questa demenza c'è qualcuno che vuole che il Presidente della Repubblica vada a rendere omaggio a Di Matteo con quell'aspetto al Presidente della Repubblica
Io eviterei, se fossi in condizioni di pericolo, di incontrarlo, ma insomma, adesso diciamo altre cose. Il Presidente della Repubblica è il Presidente della Repubblica, e dico, questa è l'antimafia, che in realtà ha subito dei colpi gravissimi, e l'opinione pubblica comincia a ribellarsi contro questa imbecillità, e con i quali si vogliono imporre altri aspetti dell'antimafia. C'è un'antimafia demenziale, con rituali strani, storie, quello che parla con la Madonna attraverso gli extraterrestri e cose di questo genere, ma c'è anche un'antimafia degli affari, che è la vera mafia che oggi conta in Sicilia. Sicindustria, che si proclama espressione della nuova imprenditoria siciliana, che respinge gli imprenditori che pagano il pizzo, che sono vittime della mafia, e che è costituita da tutti gli imprenditori, io credo quasi tutti, imprenditori di concessioni da parte della regione siciliana, di concessioni dell'acqua, la Mondezza, la Munnizza e compagnia bella. Gente che si è arricchita imponendo, con la scusa dell'antimafia, regime di monopolio, per la quale in Sicilia l'acqua si paga 4 volte quello che si paga dall'altra parte. No. Ora, non è questa la sede in cui possiamo fare un'analisi completa di questo rapporto fra antimafia demenziale ed antimafia affaristica. C'è questo rapporto, ha in crocetta l'espressione politica fondamentale, ha in personaggi come Ingroia degli esemplari particolari. Ingroia è un portatore di queste tesi stravaganti, paragiuridiche, è quello che vuole appunto imporre al Presidente della Repubblica di andare a rendere omaggio a Di Matteo, ma non è solo questo. E poi è quello che si fa dare da Crocetta incarichi lucrosi. La presidenza di quell'ente informatizzazione, il commissariato della provincia di Trapani, perché prima avevamo le province in Sicilia, adesso le province sono state abolite, però per risparmiare, però prima c'eravamo l'amministrazione provinciale, adesso abbiamo il commissario che deve gestire la liquidazione della provincia, più l'apparato della provincia, che è diventato apparato del libero consorzio, che non libero non è, di comuni, insomma, le solite storie alla siciliana, che sono all'italiana, come diceva Sciascia, la Sicilia come metafora. Ecco, credo che io in questi giorni di riflessioni che ho avuto di fronte a questi fatti, di fronte a queste cose, sentendo delle cose inaudite da parte di questa gente, seguendo di volta in volta le dichiarazioni, eccetera, sono arrivato alla conclusione che dobbiamo chiaramente dire a tutti: questa è l'antimafia demenziale. E l'antimafia demenziale di per se stesso, i dementi si mettono al manicomio, ma quando i dementi sono collegati con enormi apparati d'affari, come l'antimafia affaristica
siciliana, e allora le cose sono diverse. Quando una regione che avrebbe la possibilità di essere tra le più ricche d'Italia è ridotta allo stremo, e allora veramente c'è da dire che dobbiamo ribellarci a queste cose. E anche quelli che hanno fatto le critiche al processo, quell'incredibile pasticcio pseudo-giuridico del processo per la trattativa Stato-mafia, con quella sentenza timorosa e come tale sciocca di assoluzione di Mannino per non aver commesso il fatto, non ha avuto paura, era imputato di aver avuto paura. Ora io dico, di fronte a uno che è imputato di aver avuto paura, prima di dire che ha avuto paura o no, io dico: ma che è andato a rompere le scatole con certe baggianate, no? Perché a questo è ridotto la giustizia italiana. E abbiamo cominciato col dire che mentre si facevano queste manifestazioni contro l'attentato, che non c'è stato, quasi lamentando che non ci sia stato, così cattivi questi mafiosi che vogliono fare l'attentato ma non lo fanno. In realtà qui stanno aspettando un qualche bottarello, un petardo, qualche cosa, per dire: ecco, vedete, cioè, vedete che è una cosa seria questa storia. Vogliono puntellare le imbecillità di un processo come quello per la trattativa Stato-mafia con qualche botto, potrebbe poi non essere petardo, perché alla fine, a forza di parlarne, anche gli attentati che cominciano ad essere attribuiti alla volontà di quello che scrive il Piccino in lingua cartaginese, e poi qualcuno li raccoglie, e lo vediamo quello che sta succedendo. Ma come dico, Mauro, io volevo, c'è una lettura storica che fa ingroia delle sentenze che sono riusciti, che hanno ottenuto Falcone e Borsellino, che un po' si collega a un concetto di tifo. Cioè, sì, vabbè, questo, ecco, a un certo punto, per fare il quadro anche in certo punto, articolo. Hanno tirato in ballo l'articolo 338 del codice penale: chi vuole costringere un corpo amministrativo giudiziario a fare qualche cosa, e lo sta facendo. Chi lo fa? Lo fa in Groia, o pretende di farlo. C'è una forma di pressione, di minaccia perenne. Oggi vedo che è uscito le dichiarazioni in Groia che pubblicherà le telefonate dichiarate intercettate al Presidente della Repubblica. Questo è in Groia, e questa è una forma di pressione. Questo è, probabilmente, finalmente riusciamo a capire che c'entra questo famoso articolo 338 con la baggianate della trattativa Stato-mafia. C'entra come forma di minaccia nei confronti dei magistrati, che se volessero assolvere devono fare i conti con queste ondate che poi non ci saranno, ma che comunque vengono minacciate, e con sulla base di affermazioni che sono, diciamo così, irriverenti, e più che irriverenti, sono calunniose nei confronti non solo di Falcone e Borsellino, che tra l'altro sono morti e non possono più essere calunniati, ma nei confronti dei tribunali, delle corti d'assise, che hanno deciso il maxi processo, eccetera, eccetera. Dice, gli hanno dato ragione perché avevano una tale forza minacciosa dell'opinione pubblica. C'era il tifo per la condanna. Hanno fatto, cioè, hanno avuto paura di
soldi, hanno avuto paura, lui diceva apertamente, hanno avuto paura di assolverli, perché sennò l'avrebbero assolti, lasciando intendere che erano mezzi mafiosi, insomma. Non dobbiamo dire altro di questa gente, semmai dobbiamo parlare di quest'altra cosa serie, nelle quali si inseriscono cose non serie, perché sono certamente storie serie, gravi, le storie del terrorismo, quello che è avvenuto in Francia, ma diciamo pure che i governanti italiani si sono distinti anzitutto per una ambivalenza dei loro atteggiamenti, lasciando intendere che sì, la reazione, però con frasi sconnesse e prive di senso che non sia quello dell'umorismo. Quando sento Gentiloni che dice che bisogna fare una risposta militare che però non si trasformi... Combattere sul piano militare ma senza entrare in una dinamica di conflitto. In una dinamica di conflittualità. Quindi c'è una guerra non conflittuale da fare, no? Io sono convinto invece che la reazione francese immediata, fatta il giorno appresso, sia stata troppo rapida e diretta come tale più a soddisfare esigenze dell'opinione pubblica, a contrastare quelle gravi posizioni, Le Pen, eccetera, in Francia, piuttosto che a venire a capo. Per venire a capo c'è poco da fare, non bastano le bombe, e non perché bisogna fare le benedizioni del Papa Francesco, non bastano le bombe perché ci vuole una guerra integrale nei confronti, altro che storia. Non dobbiamo fare la guerra, però non deve essere guerra, bombe sì, ma non tante, non troppo, tutte cavolate che possono dire solo questi nostri pseudo governanti indecenti nelle loro dichiarazioni, nei loro atteggiamenti. E quindi direi piuttosto che mi preoccupa che se sia scelta sul piano militare la tempestività che ha effetti di carattere psicologico, ma effetti di carattere psicologico in Francia, non là. Ma Mauro, scusa, ti voglio interrompere un attimo, perché si è parlato per la Francia dell'11 settembre della Francia, questo che è avvenuto, che poi tra l'altro, insomma, già quasi un anno fa c'era stata la strage di Charlie Hebdo, che non era stata neanche quella una cosa molto leggera, insomma, comunque. Ecco, secondo te quali sono le differenze tra questo e quello che è avvenuto con le Torri Gemelle a New York? Le differenze non credo che si possa discutere quali sono le differenze e quali sono le cose. I fatti storici sono tutti differenti uno dall'altro e tutti quanti hanno radici comuni e hanno momenti comuni. I morti sono morti nell'una e nell'altra parte, le ferite inferte ai paesi, all'amor proprio, alla sicurezza, certo l'America era più lontana dalle fonti del terrore, la Francia è più vicina. Però l'Occidente, insomma, si schierò molto, mi pare che poi l'America mise anche un Patriot Act, se non sbaglio, che era anche lì una reazione forte. Non era forte, diciamo che Bush padre poi si fermò e poi il figlio dice adesso ricominciamo. L'errore fu quello, insomma, fu il fatto che si fermò. C'era da distruggere Saddam, bisognava distruggere in fondo. Però io non andrei a caccia di queste similitudini o non similitudini. Direi che qui oramai si è creata una situazione tale che non si può fare a meno di pensare a dover schiacciare totalmente questa storia dello Stato islamico, che è lo Stato creato per il terrorismo, che è
cosa di cui si parla troppo poco, è riuscito a mettere in piedi una rete finanziaria di eccezionale rilevanza e che può arrivare quindi dove è difficile immaginare, era difficile immaginare che potesse arrivare. Deve essere schiacciata, bisogna mandare truppe, bisogna mandare i carri armati. C'è poco da fare, fare la guerra con le bombe. Il bombardamento è una cosa. Io tiro le bombe, chi le prende le bombe viene ammazzato. Do coglio coglio, si dice, insomma. Do coglio coglio. Però a me mi vorranno abbattere parecchio, ma insomma, perdite non ce ne sono. Le vite umane stanno a posto. Non è questo. Guerra è guerra. E non si vive neanche con le sole bombe. Questo non significa che non bisogna fare una politica seria, e che non è diplomazia, perché la diplomazia è qualcosa che serve ad una politica, se c'è. Se la politica non c'è, potremmo chiamare i diplomatici più bravi di tutto il mondo, i quali non fanno niente, no? Si scambiano i complimenti. Idem l'intelligence? Eh? Idem l'intelligence. L'intelligence, anzitutto bisogna che sia intelligence e non sia stupiding, no? Noi abbiamo avuto dei servizi di intelligence che hanno rubato allo Stato. È vero. E poi abbiamo generalizzato, cioè partire dal principio che tutti quelli che fanno parte dell'intelligence, compresa le persone del bene, sono sospetti e mascalzoni e hanno a che fare con la CIA. Con i magistrati è un'altra cosa. Qui ci sono di mezzo i magistrati. Se i magistrati, se in Italia, nel fare prendere le posizioni necessarie da prendere, dobbiamo stare attenti. Ma poi che dicono i magistrati? Siamo già fottuti, scusate l'espressione, no? Perché non è concepibile, non si può andare in guerra agli ordini dei procuratori della Repubblica, e non si può affrontare cose di questo genere con il rischio che il procuratore della Repubblica di Rocca Cannuccia, no? Un bel giorno dice: ah, qui è tutto illegittimo, arrestiamo tutti i capi dei servizi segreti e compagnia bella. In Italia è pericolosissimo il mestiere, contrada finisce in galera, mori sotto processo, quell'altro, quello che interviene, bene o male, ma il mullah famoso, impacchettato e portato, quello si processano quelli che i servizi italiani hanno fatto bene, hanno fatto male, ma forse l'hanno esagerato, non lo so, ma ci sono servizi segreti. E se vogliamo servirci dei servizi segreti, come vogliono i magistrati poi, perché vogliono ai loro ordini i servizi segreti, e bisogna aspettarsi che non è che col bilancino della legalità risolvano queste questioni, come avviene. Diciamo che rientra un pochino in quell'attività che si... Sì, insomma, un po' si preannuncia che dovrebbe far parte di quella riduzione delle garanzie, riduzione delle libertà. Ma qui bisogna aumentare le garanzie dai magistrati, ci dobbiamo garantire dai magistrati che fanno cazzate. Intanto le hanno già fatte, no? In questa materia, no? Quindi non è inutile andare a dire, sì, certo, già sono molto ridotte le nostre garanzie. Qui in Italia tutti intercettano tutti, intercettazioni, che dobbiamo? Aumentare le intercettazioni. Dobbiamo evitare di intercettare le conversazioni fra l'uomo politico, l'amante e altre cose di questo genere qua, in cui si dilettano certi nostri magistrati, giudici, servizi segreti, non segreti, ma certi, carabinieri, polizia, si capisce più niente in questa materia. Ma insomma, pensare a fare seriamente le cose. L'Italia l'Italia ha avuto in certi periodi
il migliore dei servizi segreti militari, il generale a me, capitava qua vicino. È stato il Canaris italiano, tanto che il Canaris ci ha rimesso la pelle e lui invece l'ha portata a salvamento. Insomma. Ma era un servizio che con pochi soldi, pochi mezzi, in una situazione difficile, cioè, ha funzionato durante la Seconda Guerra Mondiale. In precedenza c'erano state delle difficoltà, la storia dei servizi italiani ha avuto anche pagine piuttosto comiche. Il capo dei servizi segreti italiani che va in Austria-Ungheria prima della Prima Guerra Mondiale personalmente a vedere come stavano le cose, si fa arrestare. E per fortuna che c'aveva i servizi intelligenti e bravi, anche se con pochi mezzi, che gli hanno arrestato l'amante, un trentino, e che stava a fare il ganso a Venezia, che l'hanno arrestato e hanno fatto lo scambio. Queste sono cose che rientrano nella storia, che non sono pettegolezzi, sono dati che consentono di misurare come molto spesso poi questa nostra genialità sopperisce a certe mancanze, ma fino a un certo punto. Quello che mi fa paura è l'inadeguatezza della nostra classe politica. Noi abbiamo inteso la classe politica francese, diciamolo chiaramente, l'ISIS, il terrorismo internazionale, lo Stato islamico, sono venuti fuori e sono accresciuti in un momento di un errore di fondo della politica estera americana di rinuncia a un intervento diretto americano in paesi lontani dal continente americano. Ma anche Obama, tornato, non è manco lontanamente paragonabile come personaggio. Obama è una mezza cartuccia, Reagan sarà stato il cowboy, ma Reagan è stato un grande presidente. Ma non è anche una differenza di, come tu dicevi prima, ogni fatto storico è diverso, una differenza di modelli di presidenti. Cioè Reagan si rifaceva a un'epoca in cui gli Stati Uniti facevano la politica dell'Occidente. Sì, sì, quello che si vuole. E Obama mi sembra che un pochino voglia dismettere questa funzione di guardiano. Non è che l'ha sostituita, né si è preoccupato di cosa venisse dopo. Questa continuazione dello scontro con Putin, nel quale certamente sa delle forme, ma insomma bisogna dire la verità, insomma. L'unica persona che aveva visto giusto era Berlusconi. Questa, per me, preoccupante sua propensione per Putin, che, però, insomma, oggi tutti quanti corrono dietro a Putin perché hanno bisogno di Putin. E, insomma, Putin non è certamente un personaggio di un paese, un governante di un paese libero, e non è un personaggio democratico, tutto quello che si vuole, è un ex spione, lui faceva parte del KGB, è tutto quello che si vuole. Però insomma è uno che poi alla fine ha fatto la sua politica, ha insistito e oggi tutti quanti corrono a chiedergli la partecipazione. E Berlusconi l'ha fatto con anticipo, quindi dovrei dire che Berlusconi, il quale ha avuto in materia di politica estera delle gravi colpe, come quella di tenersi un ministro degli esteri preoccupato della sua eventuale e fallita carriera come alla NATO, perché voleva fare il segretario della NATO, Frattini, che ha fatto la cavolata di dare una mano a inglesi e francesi, ecco, a non opporsi e a dargli addirittura una mano, poi tirandosi un po' indietro all'italiana, eccetera, e però
la politica nei confronti di Berlusconi, nei confronti di Gheddafi, a parte gli abbracci, le pacche sulle spalle che se le poteva risparmiare, palcoscenico diciamo così, insomma, era inevitabile e è stata giusta quella che ha continuato a fare anche dopo la sua caduta con Putin. Oggi nessuno dice che Berlusconi era l'unico uomo politico europeo che aveva mantenuto rapporti di una certa cordialità, di una certa apertura con Putin. Non sappiamo cosa i Turchi, suoi affari, storie, quello che si vuole, solo un dato di certo è questo. Il resto, abbiamo una classe politica inadeguata, incapace. Questi manco la guerra alla Repubblica di San Marino, che mi auguro per carità non ci sia mai, ma insomma, altro che i grandi eventi, questi chiacchieroni che mettono insieme parole in libertà, gente pericolosa, no? Tutti, ministro degli esteri, ministro della difesa, presidenza del Consiglio, c'è il presidente della Repubblica, se Barcamena, ma insomma non è il personaggio anche fisicamente adatto. In Francia dobbiamo dire che anche negli altri paesi europei abbiamo avuto la mediocrità. Hollande, basta guardarlo, è impiegato del catasto, no? Però Hollande si presenta. Mi stai cadendo, diciamo, su modelli un po' lombrosiani, di che mi preoccupa? Ma non è lombrosiano, guarda. Non guardo tanto una al cranio, ma guardo okay, un po' anche il modo di fare. La fisionomica. Vestiti, quasi, gli mancano le mezze maniche. Ma insomma è uno che poi succede qualcosa, si presenta davanti al Parlamento, fa un discorso chiaro, al Parlamento del quale quelli dei nostri, chiaro, siamo in guerra. In Italia avrebbe detto, non siamo più in pace come vorremmo essere noi nella nostra tradizione, però non disprezziamo la guerra, sai, le cazzate di Gentiloni e altre cose di questo genere. Guai, guerra non si dice, la parola che non si può dire. Siamo in guerra e l'Assemblea Nazionale Francese, l'Assemblea, il Parlamento, la seduta comune, che è dato l'impressione, vabbè, io ora porterò con me ricordi della mia adolescenza. Ma francamente vedere la scena di queste che finita la vita s'alzano in piedi e cantano la Marsigliese. Retorica, sì, io non amo la retorica e negli atteggiamenti francesi c'è sempre un'enfasi che sconfina qualche volta nella retorica. Vabbè, ma insomma c'è ancora qualcosa della rivoluzione francese. Certo. Io lo ricorderò sempre e ci sono dei fatti che non si cancellano mai in una vita. Di aver visto mio padre, che non era persona facile alle commozioni e alle manifestazioni della commozione. Il giorno che l'Italia entrò in guerra contro la Francia, sconvolto e commosso, dire che vergogna, questa l'ha pugnalata alle spalle. E mi ricordo che mi spiegò, parlava con me con un tono particolare, che, come se mi volesse versare dentro quello che aveva lui, e dire la Marsigliese non è l'inno nazionale francese, è l'inno della libertà di tutti i popoli d'Europa. Non si parlava dell'Unione Europea, ma me ne sono ricordato questo fatto. E mi diceva,
non sarà facile far dimenticare l'abominio e la vergogna di quello che stiamo facendo con questa pugnalata alle spalle. Così. Pensiamo molto spesso alle cose peggiori che si fanno debbano essere dimenticate dagli altri. Non è facile. Però siamo lì, oggi non è questione di riconoscenza alla Francia e di altro, perché la politica è quella che è, ma è certo che oggi la Francia rappresenta, è vero che la Francia rappresenta qualche cosa intorno alla quale l'Europa o si coagula intorno alla Francia a queste posizioni francesi, altrimenti sarà il disastro per l'Europa. Non ci facciamo illusioni. Abbiamo pensato che il problema fosse la dracma, la Grecia dell'Europa, no? Si vede adesso come vanno le cose. Non lo so, io mi auguro che queste impressioni deleterie siano superate, ma è certo. Quando io scrivo e ho scritto, la prima cosa è che fare di fronte a cosa? Dovremmo la prima cosa cambiare governo. Sì, è facile a dirsi, ma che ci mettiamo al posto di questi? Non è che ci abbiamo una classe, non ci abbiamo una classe politica, tantomeno ne abbiamo una di ricambio. No. Mauro, in chiusura, una riflessione su un evento che sta per cominciare, che caratterizzerà un po' la vita degli italiani, ma soprattutto dei romani, che è il Giubileo, che è deciso qualche tempo fa e si consumerà con i vari pericoli che... Basta non essere giacobino, ebreo, un testante a gentaglia che gli è pesa, e il Papa ci regala il Giubileo. E il sonetto di Belli, il Sanatoto, ossia il Giubileo. Uno può aver fatto tutto quello che vuole, oggi è un video. A parte questi precedenti, ma sicuramente la decisione presa dal Papa di non cambiare, direi che non aveva alternativa. Però è certo che se disgraziatamente per i fatti sanguinosi, se andassero a verificare nel corso del Giubileo in una di queste manifestazioni sarebbe tutta la politica di Papa Francesco crollerebbe, perché Papa Francesco si è spinto, secondo me, troppo oltre. Teso di dare cose, fare il Giubileo che sia contemporaneamente il Giubileo dei cristiani e dei musulmani, ma insomma una volta si chiamava sincretismo, questo era una eresia da finire sul rogo. Ora per fortuna non c'è più il rogo e non c'è più il problema da vedere se cioè, il Papa sul rogo non ci finisce, perché il Papa non può essere eretico. Però mi pare che si sia spinti troppo oltre. E quello che temo è che per tenere lontano, cosa che in sé è doverosa, augurabile, la violenza dei terroristi dalle manifestazioni del Giubileo, da parte della Chiesa ci siano delle manifestazioni di adattamento a subire la violenza stessa, che potrebbe avere delle conseguenze gravissime. La politica italiana in mano a questi ex democristiani, comunisti di
di sagrestia, come li chiamavano una volta, adesso non li chiamano più perché le sagrestie, comunque sono più comunisti, quindi non manco più quelli di sagrestia, ma certo che aspetta dal Vaticano e dal Vaticano si balbetta, poco da fare, sì, la misericordia, poco da fare, il Papa una volta sostiene, e il Papa si è lasciato andare a delle affermazioni gravissime in occasione dell'attentato, della strage, della redazione di Charlie Hebdo del canale, e insomma si è messa a teorizzare il calcio in culo pontificio, per carità, con la sacra pantofola soave, anche il calcio in culo, ma insomma dice, se mi dicono male di mia madre, io non calcio, giustificando la violenza perché provocata dalle offese a Maometto. Ora, io voglio poter parlare di San Pietro come cavolo mi pare, che poi debba avere attenzione a non parlare male di Maometto, mi pare che lì viene al pettine un nodo particolarmente delicato e doloroso alla situazione. Temo quindi, il timore mio è questo, che per evitare a tutti i costi, cosa che in sé è giustissima, ma che è resa addirittura spasmodica dal fatto che se avviene un fatto di sangue, uno si fa scoppiare in mezzo alla folla a Piazza San Pietro, ammazzando un certo numero di persone, e tutti quanti a questo punto, ma il Papa doveva revocare il giubileo, non lo doveva fare. Quelli stessi che oggi dicono bene, ha fatto bene. E allora, per evitare questo, che come dico è una cosa ottima cercare di evitarlo, temo però che si rinunzi a qualche cosa di irrinunziabile, cioè alla linea della fermezza, della chiarezza dei principi, del rigetto totale della violenza, del riconoscimento del diritto di rispondere alla violenza con mezzi di difesa. Non dobbiamo dire dente per dente, la vita umana non si scambia l'una con l'altra, non si richiamano in vita le persone ammazzandone altre, sono perfettamente d'accordo. Però se vogliamo che ci sia una possibilità di chiusura di questa pagina orrenda della storia dell'umanità, torno a dire quello che dicevo all'inizio, schiacciare totalmente con la guerra, non con la guerra, sì, fatto con le bombe, no, però con i fucili, sì, no, con la guerra, con quello che è necessario per la guerra, in questo stato del terrorismo, non è lo stato islamico, il califfato, lo stato terrorista. Perfetto, io penso che con queste parole possiamo anche concludere questo incontro. Ringraziamo Mauro Mellini e ovviamente ai prossimi appuntamenti con tutti coloro che ci seguono su Libre TV. Grazie ancora.